benvenuti in questo nuovissimo video. Faccio dopo la intro. Allora, dimmi il meme che stavi intendendo. Allora, ora vi spiego la cosa. Allora, salve a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. A Leo gli era praticamente venuto un'idea assurda, ovvero di costruire un mondo con pavimento e lava. Allora, in pratica, tipo appena ero nato, mi faceva tipo 50 fps, mentre di solito me ne ha a 15. Vedete là in alto, vi faccio la freccetta. Esattamente qua mi mostra gli fps. Guardate, faccio una freccetta, la disegno pure bene. Così almeno. Eccola qua. Ora mi sta lanciando, ora non più. Quando mi dico qua, allora, ora mi fa gli fps. In realtà normalmente me ne fa tipo 33. Come li sta facendo ora? Non so come. Ma come non sai come si salta? No, non so come si salta, ma hai capito male. E allora cosa hai detto? Io sempre 50 fps. No, ho sbagliato. Io ne ho 36. No! Io sto migliorando un po' il pavimento. Io. Così vedete che è un po' storto. Io lo sto facendo dritto, proprio perfetto. Oh, ma per... Ok. Dov'è sto? Ma io ora faccio questo. Fare il parkour nel pavimento. Dopo un attimo che miglioro tipo il pavimento. Quindi il pavimento in cui ci passi attraverso. Oh Leo, I'm tipo a genius. E se tipo metti qua sotto dei cartelli e dopo sotto dell'acqua puoi creare una base segreta. Cadi nell'acqua, ci sono i cartelli e dopo ti fa. E cadi nella lava, vedi dei cartelli e dopo ti fa spegnere con l'acqua e sotto c'è la base segreta. Così nessuno se mai si butterà per la lava per controllare se c'è una base segreta. Ma qua è distanza da un blocco. Guardate. Guarda, poi quando vai. Lo so, perché sotto fai un bucherello. Guarda, posso rompere sotto i blocchi sotto la lava. Guarda. Vedi? Se tipo metti poi dell'acqua, viene dell'ossidiana oppure della pietra. Come facciamo così? No, perché metti i cartelli. Metti i cartelli così la lava resta. Perché i cartelli tu ci passi attraverso mentre la lava non ci passa attraverso. Sotto metti dell'acqua. E così non si toccano. Perché sono vicini ma non si toccano. Per esempio, se metto qua... se rompo qua dei blocchi, dopo metto un blocco qua e qua ci metto dell'acqua, non si forma la lava perché è protetta l'acqua dal quarzo. È un bug assurdo, cioè io scrivo cartelli. Perché i cartelli non so perché. Non è un bug perché si chiama insetto, non bug. Però è tipo perché qua non si chiamano cartelli, si chiamano insegne. Per esempio qua si chiama insegna di quercia. Non è un bug. È perché i cartelli non esistono su Minecraft.
Lo sapevi che non esistono i cartelli su Minecraft? Perché non si chiamano cartelli, si chiamano insegne. Non so il perché di questa cosa. Non vedo l'ora che cambiano il nome ai cartelli e alle insegne li chiamano cartelli. In più, se va tipo nei menu e dice che quelli là sono i cartelli, dopo si clicchi e si chiamano insegne. Oh, ho fatto un bunker segreto. Vedi? E qua sotto ci metti la base segreta e in questo caso qua cado nel vuoto. Adios! Vabbè. Allora, la base segreta la faccio qua. Allora, ora è il momento di fare il parkour. Allora, facciamo anche una stanza tipo che si è tutta allagata con la lava. Quindi facciamo che c'è il divano che resta a galla e gli immobili che restano in galla. L'immagino, se è vero? Allora, io costruisco tipo il divano. Ok. Ok, l'ho visto, l'ho visto. Allora, per costruire il divano prendo della lana blu. No, la lana si brucia, è vero! Oh, ma per... Forse se faccio tipo così... Forse non si brucia così. No, si brucia pure così. Allora devo usare del calcestruzzo. Del calcestruzzo. Non posso usare la lana. Dopo qua facciamo che c'era uno scaffale con la TV, lo scaffale ormai è all'interno della lava. Facciamo che la TV è un solo blocchetto di calcestruzzo nero. Oh, facciamo che la TV e l'incudine allo stesso l'incudine ha la stessa forma della TV più o meno. Allora io faccio le basi segreti e tu costruisci. Comunque la mia base segreta sta... Ma come fai ma perché stai facendo le basi segrete? Ma lo scopo di il pavimento in lava è fare parkour e sulle cose. Dai, che fail. Vediamo se è fattibile. Dai, un po' di... Ok. Ma? Lo spazio utilizzabile da Minecraft per salvare mondi in postazione è quasi esaurito su questo dispositivo. Che se pensi di eliminare alcuni elementi che non ci servono più in modo da riuscire a salvare nuovi elementi? Ma... Ragazzi, purtroppo ho avuto un piccolo problemino. Oh, che in pratica tipo cioè mi aveva fatto fare tipo avevo 63,47 gigabyte di memoria pieni. Dai, io comunque sto allargando tutto. Guarda vieni nella mia parte segreta. Ma dove come si entra? Ah.
Ma come l'hai costruita? Come l'hai costruita? Perché così potevamo metterci le robe che dopo che non ci servivano, però dopo che ci servivano. Ma come? Ma nel pavimento slava mica ho degli oggetti tipo inutili, no? È più una mappa da giocare tipo in avventura, così no? È perché non bisogna rompere i blocchi. Allora, uno farà un salto così e dopo dovrà saltare sulla scrivania. Blocco. Allora prendo. Allora dai, qual è il blocco perfetto? Però la legno brucia. Ah, ma poi no, però possiamo saltare qua. No, lei è un Actimus Solus. Eh sì, altrimenti non ha senso che fluttua. Qua il divano, che ti guardi la TV, purtroppo lo schermo è tutto schiacciato. Oh! Ma è fatto? No, perché qua è più alto la cassa. Ma easy. Dai, non mi salta. Ma perché ma? Cioè, ho saltato da qua. Allora, guarda, ti faccio vedere. Hai fatto un salto di due blocchi. Di tre, volevo dire. È un salto di tre blocchi. È easy. Non ta... Oh! Dai, ma che combinato! Guarda che sono le altre chest. Cosa sono le chest? Ho di la cassa! Allora, io visto che non ci voglio di cercare la cassa, mi faccio un banco da lavoro. Ah! Anziché mettere le fornaci, mettiamo l'alto forno, che è ancora più bello. Perché il banco da lavoro qua? Così dopo è facile passare. Invece se vai così è più difficile. No, ma chi metterebbe due casse distanti? Nessuno. No. Ecco, poi guarda cosa succede. Dopo fai così e dopo così. Questo salto è questo è il salto così è parecchio difficile. In più da qua dopo non puoi più ritornare perché c'è il tetto che ti blocca. Vedi? Questo è vero. Allora, il blocco che ho in mano io fa schifo e deve andare qua.
Anche questo blocco fa schifo. E anche questo. Allora, fra, io mi metto in sopravvivenza. Allora, dopo mi metti in sopravvivenza perché... No, mettiti in avventura. Perché ti metti in sopravvivenza? Okay. Vabbè, mi metto in avventura. Dobbiamo ancora costruire la fine. Ok. Io mi sono fatto in avventura. Ehi, ma genius. Sempre genius, basta. No, perché sono sempre un genius. No, fra, ma dopo come facciamo ad entrare? Ah, è vero, non posso spaccare i blocchi. È vero. Ad entrare su che cosa? Perché poi se tipo... Perché poi ti spawna da un'altra parte. Allora settati, allora clicca qui e fai un attimo di fare slash set world spawn e devi farlo esattamente quel comando nella lobby e così ti spawnerà dello stesso. Allora, per esempio, se fai quel comando alle coordinate meno 12, meno 57, meno 3 e dopo muori da un'altra parte, ti farà nascere da una... vedi? Ah. Sto costruendo il parkour. Allora, prendo pietra levicata. Mi ha spawnato qua. Dove? No, ho capito perché te lo fa solo una volta. Sono qua. Tari. Hai vero. È fattibile, il massimo è che si può fare su Minecraft un salto di 4 blocchi. Ma solo io una volta ho saltato da 5 blocchi. Ah, poi respawno qua sopra. Sopra, guarda. Si posiziona che ho questo blocco. Ma non mi fa piacere. Allora facciamo che qua ce la... No, guarda, sta bruciando. Dopo qua c'è la ventola. Ma? Ora ho reso più complicato il salto perché c'è anche la ventola. Oh, vabbè, un po' di vita, pochissima. Mamma mia. Quanta? Due di vita. Ah. Oh. E dai, mi rispondo da altre parti. Dai, non è tutto. Sono qua, di nuovo. Allora rientra. Dato assurdo! Come ho fatto, ragazzi? Come ho fatto? No! Ora rientro. Dato assurdo! No! 3 di vita, 3, cioè 2 e mezzo di vita. Oh, sto coso... Oh, lasciamocelo il fuoco qua, così è più difficile. È perché devi sopravvivere al fuoco, perché non puoi far...
No, in realtà lo puoi fare così. Pensavo qua sopra c'era. Però esiste, e c'è tipo bisogna fare, tipo che per farlo tipo il parkour, guardami, guardami. Allora guardami, c'è tipo bisogna fare per forza tipo così, dopo così. Oh! E dopo così ti. Oh! Tipo dopo. Oh, guardami, non fare il pavimento in lava. Ok, aspetta che vengo. Guarda, devi fare dopo così e dopo così. E ho reso che non si può barare perché qua metterò delle barriere. Oh, dai, ma perché non mi guardi? Mi devi guardare ancora. Perché qua metterò delle barriere, quindi non si può traffare, tipo che dopo salti, oh, che salti qua, qua e dopo qua, vabbè. In realtà già c'è il saltello collato, in realtà si può fare così e quindi. Eh sì, lo Allora, so. se vai così, dopo guarda, fai così. E perché bisogna far così? E perché dopo vai, avrai tipo, ci sarà una cosa qua, mentre direttamente così no, si può fare solo così, quindi devi fare anche questa parte, la parte con le case e quella là con gli altri forni. E dopo qua, immagini. Cioè, no, no, che hai immagini. Vuoi fare inizi? Fai così? Ah, E dopo. è vero, la base segreta! Dopo costruisco un mobile. Un mobile, mi prendo dopo tipo delle porte, delle porte di abete, così non si vede dentro cosa c'è. O porta di rovere. Dai, lasciamo porta di abete. No, facciamo di rovere. No, di abete. Anzi, facciamo di porta deformata, così è colorata. Dopo qua c'è un mobile, tipo. Leo. Lo so che hai staccato il wifi. Un attimo che. Purtroppo non risponde più. Sarà un po' un problema, tipo. Allora, facciamo che. Dopo c'è questo. Tipo. E c'è questo. Dopo
quasi quasi cade. No. C'è così? Dopo facciamo che c'è questo. Mettiamo qua. No, mettiamole qua. Dopo prendiamo un'insegna. Proprio per cambiare i colori, un'insegna cremisi. Ci scriviamo ai vinto, vinto. Oh, uno potrebbe fare anche così. Fatemi vedere se è fattibile. Sì, è fattibile. Allora ragazzi, completerò e creerò tutta la mappa dopo. Ok, sono andato 64 barriere. Uff. E dopo facciamo che questo salto non si può fare. Dopo facciamo da. Potrebbe far così. Off. Sì, vabbè, sarebbe troppo difficile. Faccio che uno deve far così, non così. E fa per forza così. E dopo deve far così. Dai. Dopo uno deve far così. Fattibile. E dice hai vinto. Mi rimuovo tutti gli oggetti. Ecco, rimossi. Ed ecco qua la mappa. Dai, carina. Ci avevo messo un po' troppo a costruirla, però direi che è venuta molto bene. Shhh, metto
come vedete non mi fa più rompere i blocchi. Dai, schifo. Vabbè, facciamo anche questo dei mod. Così almeno dopo give s look off. Ah! Guarda sblocco, guarda block. Dopo facciamo give s torto dork. Ecco qui. Il posto punto generazione. No. Uno dovrà far così. Questo percorso. Dai. Ma come? Uff.